E ciao a tutti, bella ragazzi, e bentornati in questo nuovo video nel mondo Android. Ecco qui davanti a noi Samsung A50 Galaxy Samsung J5 del 2016. Nulla di che, telefoni normali, comuni, ma vi sarà successo o vi succede spesso che volete cambiare telefono, volete perché lo state vendendo e avete installato WhatsApp qui su, o volete che dovete prestarlo. Volete fare un backup della vostra chat di WhatsApp e semplicemente magari volete lasciarlo in questo telefono, oppure volete trasportare tutto su un altro telefono, nuovo o vecchio, per qualsiasi motivo. E oggi siamo proprio nel video giusto. Beh, cosa dovete munirvi? Dovete munirvi di un account Google, oppure se già inserito della propria password, e di una rete internet Wi-Fi, cioè dell'altro telefono, oppure anche possiamo utilizzare il routering hotspot di questo telefono. Mettetevi comodi e iniziamo subito. Video in esclusiva, ecco qua cosa andiamo a fare per prima cosa sul telefono, cioè questo qua, il telefono che porteremo appunto la chat su un altro telefono, ma anche fare il semplice backup di tutti i messaggi WhatsApp, gruppi, foto, video, tutto, proprio tutto. Allora, andiamo a accendere la rete internet. Oppure il vostro wifi di casa e andiamo amici sull'app WhatsApp. È impossibile che vi sbagliate. Scrivetevi amici, mi raccomando, se avete problemi non vi preoccupate, qui sotto ditemi se vi piace questo video, lasciate tanti like e andiamo qui su questi tre puntini qui in alto sulla destra. Andiamo su impostazioni, andiamo su chat, ecco qua, andiamo su backup delle chat. Allora andiamo qui giù, andiamo già includi video. Sì, io voglio includere tutti i video che mi sono stati mandati su WhatsApp e che io ho inviato. Backup con rete dati cellulare, va bene, sì. Account Google. È importantissimo andare a selezionare l'account Google, ovvero l'account Google è quella mail, con questa qua dicitura che vi permette appunto di andare a salvare proprio tutto dentro, in modo che confluirà su Google Drive. Ecco qua. Io già l'ho selezionato perché poi quando andiamo a passare la chat sull'altro telefono dobbiamo inserire lo stesso account Google che c'è qui su, riportarlo qui su. Ok. Andiamo qua su backup su Google Drive, importantissimo, solo quando tocco esegui backup. Ok, già seleziona l'account Google, perfetto. Quindi ho cambiato questa dicitura. Oppure potete fare quotidiano, mensile, settimanale. Ma io ora faccio questo qua solo quando tocco esegui backup. Allora, iniziamo col backup, amici. Cioè, è importante, lasciamolo perché in base alla velocità di internet, in base alla RAM, una serie di cose tecniche, ci vorrà del tempo, in modo che farà proprio il 100%. Ci vorranno quei 10 minuti, un quarto d'ora, in base a tutto quello che c'è da salvare. E intanto lasciatelo scorrere, ecco qua, 282 megabyte, tanta roba. Poi cosa facciamo? Nel frattempo andiamo a prepararci il nostro telefono, eccolo qua. È un telefono senza SIM. Io andrò a collegarmi con il router wifi di questo telefono perché non ho un wifi. Cosa facciamo? Beh, semplicemente andiamo già, eccolo qua, clicchiamo router wifi in questo telefono qua, questo simbolino qua, amici. Cliccandoci sopra addirittura ci porterà nelle impostazioni che ci darà sia il nome della rete, cioè del telefono che dà la rete internet, e sia la password, ok? Quindi già la password ce la segniamo. Ora andiamo a collegarci in wifi con questo telefono qua. Clicchiamo il simbolo qui del wifi. Ecco qua. Accendiamo e andiamo a cercare, eccolo qua, Android AP. Perfetto. Mettiamo la password. Perfetto, mostra password, perfetto, connetti. Diamogli tempo, perfetto, sta connettendo, collegato. E andiamo a mettergli l'account Google, cosa che mi interessa. Facciamo accedi dal Google Play Store, cioè sull'app che tutti credo che sapete qual è. Facciamo accedi, diamogli tempo. E andiamo a mettere appunto l'indirizzo email, cioè l'indirizzo email che troviamo qui sul classico Play Store, eccolo qua per esempio, clicchiamo qua il simbolo, ecco qua, qua riporta la mail.
La password, credo che dell'account Google la sapete, se non la sapete lascio il video sotto in descrizione di come recuperare la password. Se poi volete creare tutto da capo perché non avete né account Google qua né qua, vi lascio anche il video sotto come fare il video in 3 minuti l'account Google per telefoni. Eccolo qua, andiamo a mettere la password. Ecco qua, messa la password, facciamo avanti. Succederà come sempre, essendo che c'è login su questo account qua, su questo telefono, uscirà la notifica, sì, sono io, perché la sicurezza di Google è abbastanza elevata. Continuiamo sempre su questo telefono qua, andiamo accetto, cioè termini di licenza, il contratto di Google, servizi Google, ora ci sarà una serie di notifiche da accettare. Ok, backup su Google Drive. Ok, facciamo accetto. Ecco qua, è stato inserito l'account Google. Ecco qua, siamo ora nel mondo Android, dove possiamo da questo menu cercare tutte le app, giochi e tutto. In questo caso ci interessa WhatsApp. Andiamo a scrivere WhatsApp, perfetto. Andiamo a cercare l'iconcina di questa qua, classica verde, con il telefono in mezzo. Facciamo install. E diamogli tempo e non tocchiamo nulla. E qua nel frattempo intanto sta facendo il backup, va a scaricare, scaricare, scaricare. Lasciamo in modo che arriva fino al 100%, quando sarà finito ci sarà appunto finito, ci sarà la data di aggiornamento 2023, febbraio, marzo, quando, in base a quando noi facciamo il backup. Ok amici, backup fatto sull'account Google, andiamo a prendere il nuovo telefono dove dobbiamo appunto andare a fare la configurazione di WhatsApp. Apriamo l'icona classica verde, facciamo accetto e continua. Ora dobbiamo selezionare il paese del nostro numero di telefono associato all'account WhatsApp. In questo caso Italia. Inseriamo ora il numero di telefono appunto dell'account WhatsApp. Ma no, attenzione, non la SIM card che noi stiamo utilizzando o le più SIM card, ma proprio il numero di telefono associato all'account WhatsApp. Come si fa? Dobbiamo andare sempre su impostazioni e andiamo qui appunto sulla nostra foto e clicchiamo sul nome di WhatsApp. Qui in fondo c'è il numero di telefono associato a WhatsApp, amici. Ok? Giusto per essere precisi. Facciamo avanti. Ha inserito il numero corretto, dice. Io dico sì, ok. Vediamo cosa succede. Ecco qua, dice verifica perché è arrivato un codice appunto a 6 cifre sul vecchio WhatsApp. Addirittura dice ti serve aiuto per ricevere il codice. Vediamo cosa dice. Ecco qua, si poteva anche inviare un SMS a quella scheda oppure chiamami. C'è una serie di cose. Comunque, andiamo a vedere cosa dice. Andiamo a verificare. Ad oggi nel 2023, come prima cosa, WhatsApp invia un codice. Mettiamo questo codice qua, riportiamolo qua. Perfetto. Verifica completata. Dice, posso accedere a contatto e media? Attualmente non mi interessa, non adesso. Ecco qua, ripristina il backup. È questo che a noi ci interessa. Facciamo per trovare il ripristino del backup da Google Drive, ecco qua, facciamo continua, consente a WhatsApp di accedere ai contatti, non mi interessa ai contatti, consente a WhatsApp di accedere a foto, sì, consenti sul dispositivo, qua ora dice che ha trovato un backup, andiamo appunto a fare ripristina. Che è quello che mi interessa proprio a noi, che stiamo vedendo proprio questa procedura, di non perdere nessuna chat e foto del vecchio telefono e riportarla qua. Qua la percentuale lasciamola salire fino al 100%. Ecco qua, vediamo cosa succede. Facciamo avanti. Già ha trovato la fotografia, dobbiamo rimettere sul nome. Nome PC, andiamo avanti. Ecco qua, è uscita pure la schermata appunto dell'impostazione di backup. Facciamo, va bene, facciamo anche quotidiano un backup. E dice scegli appunto l'account dove,
appunto mettere il backup, facciamo fine. Intanto quello qua sta ripristinando i media. Sta scaricando, come potete vedere. Ora dice ripristino media terminato. Solitamente si riavvia il telefono, giustamente dopo aver installato un'applicazione, dopo aver fatto questo tipo di lavoro. Andiamo nella galleria, amici, e come potete vedere, ecco qua, abbiamo video WhatsApp, pensate voi, e poi WhatsApp Image, cioè le immagini di WhatsApp del mio, diciamo, vecchio telefono portato su quest'altro telefono. Ebbene amici, se vi è piaciuto questo tutorial 2023, mettete un bel mi piace, fatemi sapere se vi è piaciuto, commentate qui sotto, ogni dubbio o domanda scrivetemi che quanto prima risponderò. Un saluto a tutti, ciao!